Museo Nazionale. 100 opere d'arte della storia d'Italia. Buongiorno da Luca Scarlini del Museo della Radio e quest'oggi devo ringraziare molto il professor Strenati che è riuscito con gran fatica a portare da Palermo, avendolo ripiegato con grandissima cura, l'enorme Trionfo della Morte di Palazzo Abatellis. Quest'opera ci porta in un mondo che è estremamente tumultuoso e complicato, che è quello del Sud nel 400. Se di norma noi sappiamo tutto sul Rinascimento a Firenze o a Roma o a Venezia, quello che è accaduto in quegli anni nel Sud, anni in cui naturalmente esisteva una potenza spagnola che già mescolava le carte, faceva arrivare artisti, forse come in questo caso da altri territori, nel Trionfo della Morte si è a tutti gli effetti trovato in uno dei punti principali. Ed è un'opera che parla di ospedali. E oggi va di moda naturalmente illustrare con opere d'arte un luogo ospedaliero, ma per solito nelle esperienze fatte da svariati artisti negli ultimi anni in giro per il mondo si fanno delle opere a colori graziosi. Ad esempio l'artista Ettore Spalletti ha fatto vicino a Parigi tutto un ospedale in tonalità dell'azzurro e del verde. In questo caso invece il Trionfo della Morte ai malati di Palazzo Sclafani o Sclafani, perché anche i palermitani non sanno come pronunciare questo nome, dove l'affresco è stato realizzato nel 400, invece si dava l'opportunità ai malati di qualsiasi malattia di vedere l'opera come proprio monito in ogni momento, una scelta abbastanza severa e assai drastica, anziché no. Il fatto è che all'epoca si facevano le opere d'arte negli ospedali, anche per lascito normalmente o per volontà di dedizione a un santo particolare. Basti ricordare come in Italia vi sia anche quella straordinaria realizzazione a Siena, che sono gli affreschi del pellegrinaio nell'ospedale e oggi museo di Santa Maria Nuova. Un concetto in cui l'arte doveva naturalmente in qualche modo offrire dei modelli di visione agli ammalati che si trovavano a lasciare la loro vita di tutti i giorni. L'ospedale dell'arte è quello che ti costringe a pensare, e il Trionfo della Morte ha fatto pensare tutti gli storici dell'arte nel corso del tempo, perché nessuno è mai riuscito finora a trovare un autore certo, a dare un'identità esatta. Si dice che fosse un borgognone, si dice che fosse un catalano, senz'altro era un genio. E questo è ciò di cui il professor Strenati, già sovrintendente a Roma e storico dell'arte, parla raccontando cosa nel quadro si possa vedere in quest'opera modernissima, che soprattutto nel Novecento è stata apprezzata da artisti e scrittori, in cui la morte, cavalcando un cavallo scheletrito, arriva a mietere persone di ogni estrazione e ceto, non rispettando niente e nessuno. Maestro del Trionfo della Morte. Trionfo della Morte, metà del secolo XV. Affresco staccato proveniente da Palazzo Sclafani, Palermo. 600 cm per 642. Palermo, Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. Mi ha interessato sempre molto il rapporto, diciamo, tra l'arte e la produzione artistica e altre attività svolte nella società delle varie epoche. Ma una cosa particolarmente interessante per me è il momento in cui si verifica una connessione particolare davvero tra l'attività artistica, la produzione artistica a un livello molto alto e la vita, diciamo, delle corti del 400 soprattutto, descritta nell'arte nei suoi aspetti più ludici, più gradevoli, proprio la rappresentazione di un mondo lieto, colto, raffinato, una specie di specchio dei piaceri della vita, e il suo opposto, cioè la rappresentazione dei grandi drammi sociali, della malattia, del male, che è al di fuori di questo spazio riservato e felice e poi vi entra dentro, fino a toccare il mondo
della sanità, di quello che oggi noi chiamiamo la sanità, cioè appunto l'ospedale, la ricerca medica e tutto ciò che viene fatto per la protezione dell'essere umano in un'epoca in cui però la ricerca scientifica certamente non era molto progredita. Ma sempre molto interessato il rapporto tra l'ambiente ospedaliero, che è una delle grandi invenzioni del nostro paese, non ci si pensa mai molto, ma l'idea dell'ospedale, del ricovero dove si può essere curati e salvaguardati da grandi flagelli, è un'idea che è maturata nella cultura medievale italiana e ha avuto sviluppi importantissimi e ha avuto interferenze col mondo dell'arte molto rilevanti, al punto che è nata poi nel corso dei secoli una figura particolare di intellettuale, di esperto, di studioso, che è il medico che ama l'arte. Tutti noi nella nostra vita abbiamo conosciuto personaggi del genere, persone dedite alla medicina che hanno una grande sensibilità, passione, interesse per l'arte, magari sono artisti essi stessi. Molto calato nella dimensione artistica, e gli debbo molto anche per la mia stessa formazione. E quindi mi ha sempre molto attratto la presenza della dimensione artistica all'interno della cultura ospedaliera. Se ne parla anche oggi, no? Oggi si dice molto che nella cura che i medici debbano fare dei pazienti deve essere inserita una componente umanistica, una componente cioè di benessere spirituale, di far sì che chi è ricoverato non si senta fuori dalla vita pulsante della quotidianità, ma riceva anche una somministrazione, diciamo così, di cultura, di bellezza. Ma questo era il convincimento degli antichi. E infatti noi possiamo dimostrare che l'evoluzione della storia dell'arte, di alcuni grandi principi della storia dell'arte, è andata di pari passo con l'evoluzione delle strutture ospedaliere. Il Trionfo della Morte, che è questo affresco eseguito intorno alla metà del 400 a Palermo, viene proprio da questo mondo. Oggi è un affresco staccato di dimensioni gigantesche che è conservato magnificamente, tra l'altro, a Palazzo Abbatellis, ma non proviene da quel palazzo, proviene da un palazzo di Palermo che è tutto resistente, ma da molto tempo ha perso la sua funzione di ospedale. Si chiama Palazzo Sclafani. O Sclafani, può fare una certa impressione dire, ma come dentro un ospedale tu rappresenti il trionfo della morte. Ma a parte che questo titolo è nostro, titolo che è stato dato a questo affresco dell'età moderna, ma poi in realtà la rappresentazione è una rappresentazione di carattere morale, come dire, cioè è un ammonimento rivolto a tutti gli uomini sulla attenzione da fare appunto alla fragilità della vita e ai rischi spaventosi che tutti corrono a prescindere dalla loro posizione sociale. È un po' il principio sacrosanto della poesia di Totò, a livella, no? È una rappresentazione della livella. Perché mi oriento su questa opera? Perché la considero effettivamente emblematica, non soltanto di questo aspetto tanto particolare, la cultura ospedaliera e la sua rappresentazione figurativa, ma in sé stessa, in sé per sé. Dal mio punto di vista è uno dei più grandi capolavori della pittura di tutti i tempi, è di una bellezza sconvolgente, veramente. Non è una parola da usare, secondo me, in campo artistico. Sconvolgente, però la uso lo stesso e chiedo perdono a me stesso per primo, ma è veramente, è proprio un pugno in un occhio, è di una potenza rappresentativa degna dell'argomento che tratta, che a parer mio è poi uno dei grandi principi dell'estetica, perché poi la bellezza in che consiste? Noi studiosi di arte e anche chi non è studioso di arte si riempie la bocca di questa parola, la bellezza, c'è tanto bisogno di bellezza, la bellezza salverà il mondo e stupidaggini del genere. Questa è attribuita a Dostoevsky, che in realtà non ha mai scritto questa frase, penso. La bellezza ovviamente non salverà il mondo perché nulla salverà il mondo, ma quando poi cerchiamo di dire ma la bellezza cos'è? È ciò che piace. Io credo fermamente nel proverbio che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Però penso che nello stesso momento è vero che esiste questa dimensione della bellezza che tutti sentono in sé,
e nessuno sa definire. Ma uno degli aspetti della bellezza è quello che ho appena detto, vale a dire sapere rappresentare bene ciò che si vuole rappresentare. È una tautologia, lo capisco, ma in realtà il trionfo della morte di Palermo è bellissimo perché rappresenta in un modo potentissimo ciò che effettivamente è. Grande artista Gian Lorenzo Bernini nel 600, che una volta intervistato da un suo estimatore che ne scriveva la vita e che gli chiedeva in che cosa consistesse la sua grandezza, se lui si sentisse davvero un grande artista come tutti tendevano a qualificarlo, disse sì, certo modesto non era, sì io credo sì, di essere davvero un grande maestro. L'intervistatore gli chiedeva, saprebbe spiegare in che cosa consiste la grandezza dell'artista e suo in particolare maestro? E lui disse, perché assomiglio a me stesso, so di assomigliare a me stesso. Penso che sia vero. Il trionfo della morte è un'opera d'arte che assomiglia a se stessa. È evidente che vuole esprimere qualcosa di molto preciso, questo senso appunto della transitorietà dell'esistenza e della disperazione che viene se uno soltanto ci pensa, e nello stesso tempo la volontà di non pensarci e quindi di sentirsi forti, sicuri, soprattutto sicuri. L'opera sta a Palazzo Abatellis, il trionfo della morte, e Palazzo Abatellis è di per sé una storia, un'avventura, anche perché sta nella Calza, in un quartiere antico, a Via Alloro, ed è un luogo che ha avuto una vicenda complicatissima, perché ha avuto destinazione di palazzo nobiliare e poi di convento, e poi è stato attato a museo, avendo anche l'intervento di un illustre storico dell'arte, Carlo Scarpa, il quale negli anni 50-60 venne chiamato, in un momento in cui Scarpa era all'apice della sua fama di architetto e veniva chiamato spesso a lavori museali, come anche al Museo di Castelvecchio a Verona, a mettere una nuova forma di allestimento alle opere. Nella collezione, che proprio in quest'epoca, tra 400 e 500, trovano alcuni dei pezzi più importanti, tra le highlights, tra i punti fondamentali, tra le opere più note, oltre al Trionfo della Morte, vi è naturalmente l'Annunciazione di Antonello da Messina, uno dei capolavori assoluti del Rinascimento, ma anche quel busto straordinario di Giovinetta della Urana, artista che veniva dai territori slavonici di Dalmazia e che era giunto a Palermo per incroci di regnanti che chiamavano bravi artisti intorno all'Europa e all'Italia, e che in quel busto di Giovinetta dà un esempio perfetto di scultura rinascimentale. Il trionfo è talmente grande, e ancora ringraziamo il professor Strinati per avercelo portato qua con enorme fatica, avendo dovuto ricorrere almeno a 7 assistenti che lo aiutassero a ripiegarlo esattamente, arriva di botto. Nell'itinerario prima ci sono stanze più piccole e poi improvvisamente questo enorme apparato di immagini che per prima cosa colpisce per la violenza dell'impatto generale, ma poi per il dettaglio di ogni singolo elemento. E quindi
All'interno del Trionfo della Morte, gli scrittori hanno, naturalmente, letto, via via, come gli storici dell'arte, una visione di un'epoca turbata, travagliata, e l'epoca neobarocca che il Novecento e il nostro secolo 2000 attuale rappresenta, ha molto amato di rappresentarsi in questa cavalcata spettrale, in questa notte dell'immaginazione, in cui la vita cessa per lasciar spazio al dominio di altre e più oscure forze. Gli ospedali dell'arte erano quelli che in tutta Europa il potentissimo ordine monastico degli ospedalieri creava, commissionando gli artisti più importanti, perché l'arte doveva entrare nel luogo del dolore, rappresentarlo e allo stesso tempo esorcizzarlo. Il maestro anonimo del Trionfo della Morte ha saputo celebrare l'estinzione del genere umano e offrire una speranza, visto che, per scherno, sono i poveri in questa rappresentazione che si salvano dalla mietitura finale. Cosa che mi ha sempre tanto colpito di quest'opera è che è bellissima, è potentissima ed è davvero un grande ammonimento per ognuno di noi, e non se ne sa nulla dal punto di vista storico-critico. Non si sa niente, non si sa quando è stata dipinta con esattezza, non ci sono documenti precisi che lo attestano, non si sa chi l'ha dipinta. Questo è ancora più sorprendente. Un'opera di quel livello, in realtà non se ne conosce l'autore. E la cosa strana è acuita dal fatto che sull'opera c'è però l'autoritratto dell'autore, e questo è ancora più divertente. Se uno osserva attentamente l'enorme dipinto, vede che sulla sinistra, rispetto a chi guarda, c'è un ritratto che non fa parte della scena. La scena è popolata di personaggi nobili, belle donne, cavalieri, mentre stanno godendo i piaceri della vita, improvvisamente vengono aggrediti da un gigantesco cavallo scheletrico cavalcato da uno scheletro, che è la morte naturalmente, che falcia tutti e che, secondo il principio della livella, mette tutti nello stesso calderone. Si vedono a terra degli ecclesiastici, forse il Papa addirittura, e poi amministratori, dirigenti, persone della high society, e poi accanto dei poveracci, tutti naturalmente travolti da questo immane mostro. Però sul lato c'è un signore che ha la evidentissima postura dell'autore. È un pittore, c'è il pennello, e addirittura c'è dietro una specie di assistente, un altro personaggio che tiene come una boccetta che è probabilmente una mistura di colori. E gli esegeti, gli interpreti di quest'opera hanno sempre pensato che quei due personaggi sono l'autore e un suo collaboratore, cosa certamente possibilissima, considerato che per opere del genere è impensabile che venissero eseguite da un solo artista. Erano opere che si facevano in cantiere, alzando un'impalcatura. Ovviamente per secoli si è sempre utilizzato il principio in base a cui se Raffaello, Michelangelo o non so chi viene incaricato di fare un affresco, come il Trionfo della Morte, il maestro principale naturalmente fa tutto l'essenziale, però è sempre assistito. Sembrerebbe che il maestro che ha dipinto il Trionfo della Morte ha tenuto a far sapere ai posteri che ha lavorato a quell'opera non da solo,
ma con un assistente. Ma naturalmente è un'invenzione nostra, della nostra interpretazione. Non c'è nessuna testimonianza, non c'è scritto niente sull'affresco, anche se, a dire la verità, come spesso succede, il desiderio di trovare l'autore ha fatto sì che alcuni studiosi del passato abbiano creduto di vedere una firma sull'affresco. Succede spesso, l'ansia di trovare una scritta, una firma, una testimonianza induce talvolta alcuni di noi a illudersi che certi segni che si decifrano su una superficie pittorica e che magari non rappresentano nulla, sono soltanto dei segni così di connessione delle immagini o indicazioni di dettagli, siano in realtà interpretabili come firme. E alcuni studiosi hanno tentato di decifrare una presumibile firma interpretandola e indicando quindi il nome dell'autore. Però in realtà è molto dubbio questo, perché il grande affresco anni fa fu restaurato con una cura infinita, devo dire, e con una amorevolezza e una competenza davvero eccelsa dall'Istituto Centrale del Restauro di Roma. Il dipinto è talmente grande che quando fu staccato non era possibile rimontarlo su un unico pannello, quindi fu sezionato in quattro grandi parti poi avvicinate, e quindi l'opera si poté trasportare a Roma all'Istituto Centrale del Restauro, e i colleghi dell'istituto operarono su quest'opera un lungo e accuratissimo restauro. E infatti bisogna dire che ora che la vediamo, dopo il restauro, la vediamo in una condizione meravigliosa. Sembra, non dico intatta, ma davvero in una conservazione eccellente, e lo è. Ma per recuperare quella conservazione reale, i tecnici dell'Istituto del Restauro hanno dovuto lavorare con l'attenzione che li contraddistingue, peraltro, ma davvero a un livello altissimo di tecnica, un lavoro che onora la grande tradizione del restauro italiano. È bello dirlo in questa circostanza. Ebbene, esaminando la superficie con un'attenzione che definire scrupolosa è ancora poco, i colleghi notarono che no, non c'è nessuna firma in realtà, e che quei segni che erano stati interpretati, ma soltanto per desiderio, per passione, come possibili firme, in realtà non erano decifrabili in tal senso. Tradizione critica tende a pensare che l'autore del Trionfo della Morte, anche se la firma non c'è, sia però Antonello da Messina, che è il pittore siciliano per antonomasia, il maestro dei maestri della pittura siciliana, perché è stato fatto un ragionamento elementare, se vogliamo, e anche interessante da seguire. Il ragionamento è stato deduttivo, e la deduzione è stata questa: il Trionfo della Morte è un capolavoro, e non c'è ombra di dubbio che lo sia. Può piacere meno, ma non è pensabile che un esperto, un appassionato di pittura, di fronte a un'opera del genere, possa dire, beh sì, insomma, però non è un granché. No, è un granché. Il disegno è perfetto. La potenza cromatica, ancorché indebolita dai secoli e dallo stato di conservazione, è ancora oggi impressionante. La composizione generale è veramente eccelsa nell'equilibrio strano delle prospettive, dell'inserimento dei personaggi in questo spazio, che è chiaramente uno spazio realistico da un lato e metafisico dall'altro, perché i personaggi rappresentati abitano in questo mondo, quindi sono verosimili, ma sono rappresentati nel momento in cui stanno transitando nell'altrove dello spazio metafisico, cioè della morte. E il pittore che ha eseguito l'opera ha rappresentato questo, perché c'è un equilibrio singolare, quasi inspiegabile, tra verosimiglianza
e inverosimile. È come se il pittore che ha dipinto quest'opera avesse rispettato quel grande principio filosofico che è evidente nella sua formulazione, ma poi abbastanza inspiegabile dal punto di vista logico. Ed è il principio in base a cui tutti noi possiamo constatare che ciò che è verosimile, ciò che noi definiamo verosimile, che ci appare verosimile attraverso una notizia, attraverso una testimonianza, attraverso la nostra stessa verifica, ebbene, ciò che è verosimile non sempre è necessariamente vero, attribuendo noi alla parola vero quello di verificabile nella propria esistenza, nella propria fattualità. Siamo probabilmente tutti d'accordo sul fatto che il vero in sé per sé non esiste, però esiste un vero del quotidiano, un vero della storia. Se un certo episodio è avvenuto, è vero. Se non è avvenuto, non è vero. È il principio su cui si basa naturalmente tutta la giurisprudenza. Ebbene, non c'è dubbio che ciò che appare come verosimile non sempre è necessariamente vero. Ed è altrettanto vero che ciò che è vero, è verificato come vero, non sempre si manifesta come verosimile. Ed è proprio ciò che rende tanto affascinante la letteratura gialla, il thriller, che è basato sempre su questo principio. Professor Strinati, è il momento del caffè rituale e naturalmente nel suo racconto è chiaro che c'entrava anche la vicenda palermitana della famiglia Sclafani o Sclafani, dal nome complesso e non facilmente individuabile, che aveva voluto senz'altro questo affresco per celebrare il proprio palazzo, che era talmente importante che era quasi uguale per altezza al Palazzo dei Normanni a Palermo. E dentro questo palazzo c'era un'ambizione sfrenata, perché il signor Sclafani aveva fatto un investimento, essendo egli una figura importante della Palermo del 400, per fare un palazzo più alto di quello di suo cognato, il signor Chiaramonti, che aveva un palazzo lì vicino, e visto che Chiaramonti lo faceva di due piani, immediatamente l'altro, invece, il signor Sclafani o Sclafani, voleva almeno che fosse di tre, e poi di quattro, e poi di cinque, e poi di sei. Insomma, una torre di Babele dell'ambizione umana. E proprio che il trionfo della morte stesse nel cortile, come ci raccontano le testimonianze dei viaggiatori che sono stati a Palermo nei secoli precedenti, visto che naturalmente il luogo è diventato da palazzo residenza personale e gentilizia, ospedale nel 1435 e poi caserma nel 1832, quindi luogo d'uso pesantemente utilizzato, come accadeva alle opere d'arte anche straordinarie in epoche in cui i luoghi venivano cambiati d'uso a seconda del diverso potere politico, senza particolare considerazione fino all'Ottocento per le opere d'arte che vi si trovavano, e chiunque entrasse lì dentro aveva il senso di totale relazione e critica allo stesso tempo tra il palazzo enorme, simbolo di un potere assolutamente violento quasi nel suo imporsi in forme slanciate altissime sul disegno della città di Palermo, e il cuore oscuro che all'interno diceva che tutto era vanità di vanità, che niente restava e che in definitiva era molto meglio forse dedicarsi meno all'erezione di Torre di Babele e più alla ricerca di un precetto di vita in qualche modo felice.
del trionfo della morte è assolutamente percepibile come vero, ma del tutto inverosimile. E nello stesso tempo la verosimiglianza della rappresentazione dello spazio metafisico, che non ha più spazio, che non ha più verosimiglianza, c'è in quell'opera. Come se il pittore fosse uno che cammina su un filo sotto al quale c'è un baratro, ma non vi cade. Resta sempre in un equilibrio singolare. Uno guarda il funambolo e pensa, ma come fa? E non sai bene mai, quando vedi il funambolo, se dentro di te ti auguri naturalmente che arrivi dall'altra parte sano e salvo, oppure che cada. Perché nella mente umana il bene e il male, sappiamo bene, sono contenuti sovente in una mistura indistricabile. Il pittore del trionfo della morte questo lo sapeva. E allora gli esegeti del passato hanno ragionato così. Quest'opera è eccelsa e dunque non può averla fatta che un artista eccelso, è ovvio. E chi è in quell'epoca? Perché tutti gli esegeti sono d'accordo sul fatto che quel dipinto è stato eseguito intorno alla metà del 1400, per motivi stilistici, nessuno è al di fuori del proprio tempo, e anche il pittore del trionfo della morte lavora con dei dati stilistici di quel tempo. Su questo non ci sono dubbi. Ebbene, chi era intorno alla metà del 400 il più grande pittore operoso in Sicilia? Antonello da Messina, hanno risposto molti studiosi. Assomiglia il trionfo della morte, lo stile che noi leggiamo nel trionfo della morte, allo stile di Antonello da Messina, che noi conosciamo in quei famosissimi ritratti, in alcune opere sacre, peraltro eseguite qualche tempo dopo il trionfo della morte. Le opere di Antonello da Messina che noi conosciamo sono datate o databili negli anni 70 del 400, mentre il trionfo della morte non dovrebbe superare la metà del secolo. Ebbene, alla domanda, ma assomiglia o non assomiglia? E alcuni storici dell'arte hanno detto sì, ma è evidente, è lo stesso stile. Basta confrontare un ritratto certo di Antonello da Messina con il ritratto, l'autoritratto del pittore che vediamo nel Trionfo della Morte, è lo stesso stile. Peraltro il pittore del Trionfo della Morte che si autoritrae lì è giovane, si vede, è un ragazzo. Dunque potrebbe essere l'autoritratto di Antonello da Messina da giovane, quindi la data diventa compatibile, perché le opere che noi conosciamo di Antonello, datate un po' più tardi, sono state fatte però dal maestro già maturo. Nulla ci vieta di pensare che quello sia dunque Antonello ragazzo che esordisce all'arte con un capolavoro di quella potenza e lascia il proprio autoritratto. L'obiezione dei filologi a questa tesi è stata, si potrebbe essere, ma non la possiamo provare, perché al di là del trionfo della morte non esiste nessun autoritratto certo di Antonello da Messina, o nessun ritratto di Antonello da Messina, fatto magari da un altro pittore, un collega che gli ha fatto il ritratto. Non c'è, non esiste. Oggi nei musei di tutto il mondo, nelle collezioni private, noi non conosciamo nessuna opera che rappresenti la faccia di Antonello da Messina. Non possiamo fare il paragone allora? Sì, potrebbe essere, benissimo, che la faccia di quel ragazzo nell'affresco sia la faccia di Antonello, ma non lo possiamo provare. Cosicché un mistero assoluto grava su quest'opera. Altri studiosi hanno fatto un'ipotesi assai diversa. A quel tempo l'ambiente siciliano era dominato dalla cultura, dalla politica addirittura catalana, perché la Sicilia era nell'orbita di influenza della Spagna, della Catalogna in particolare. L'ambiente catalano era ricchissimo in quel tempo di intellettuali, filosofi, pittori, artisti. Dunque, paragonando alcune opere della cultura figurativa catalana di quel tempo, della metà del 400, con il trionfo della morte, alcuni esegeti
hanno sostenuto la tesi che è molto probabile che lo stile di quell'opera sia catalano. Ma sarà vero o non sarà vero? Certo, c'è un elemento misteriosissimo che a me ha sempre fatto pensare che qualcosa di vero ci deve essere. C'è un aneddoto che però è vero, è comprovato, in base a cui Pablo Picasso avrebbe copiato, ma copiato naturalmente nel senso di come possa copiare un grande artista l'opera di un altro, avrebbe copiato il cavallo di Guernica dal cavallo del Trionfo della Morte di Palermo. In effetti quel cavallo spettrale che è simbolo della morte che incombe sulla cittadina, bombardata dalle forze naziste, diciamo, della destra, ha davvero una relazione con quel cavallo. E pare che Picasso avesse visto su una rivista d'arte la riproduzione del Trionfo della Morte di Palermo proprio nel periodo in cui mise mano a Guernica. Guernica è un trionfo della morte, in effetti, ed è una celebrazione della vittoria della integrità morale e della forza del bene rispetto all'annichilimento e alla distruzione che però le forze del male in realtà possono portare. È celebre l'episodio del nazista che, guardando Guernica e rivolto a Picasso, gli avrebbe detto, perché naturalmente Picasso è tacciato di comunista, di uomo di sinistra, che aveva fatto quell'opera per diffamare, per gettare discredito eterno sull'azione della destra nazista, pare che questo personaggio, non so bene chi fosse, avesse detto sprezzantemente a Picasso: dunque è lei che ha fatto quest'opera, eh? E Picasso gli avrebbe risposto: no, voi l'avete fatta. In effetti il Trionfo della Morte di Palermo ha sicuramente un significato analogo, cioè quello dell'eterno combattimento tra le forze del bene e quelle del male, dove le forze del bene rappresentano in realtà la vittoria delle forze del male. La morte falcia tutti, distrugge tutto, ma la forza della rappresentazione artistica ne è il contraltare. E guarda caso Picasso, per creare Guernica, che è una sorta di Trionfo della Morte del Novecento, si è ispirato al grande affresco di Palermo. Io credo che sia vero. Ebbene, Picasso era catalano e chissà che non abbia pensato: beh sì, certo, questa è un'opera fatta da quel mio collega che sta lì, che guarda dall'affresco, probabilmente un mio antenato, perché poi, insomma, questi catalani avevano una tradizione di fervore figurativo, di amore per la pittura, che proprio veramente travalica i secoli. Chissà che Picasso non abbia davvero pensato: sì, certo, questa è un'opera fatta da un maestro catalano in Italia, in Sicilia, forse per rappresentare la risposta dell'arte a un momento terribile, a un flagello terrificante che aveva sconvolto quelle terre. Ebbene, io proseguo, perché tra colleghi ci si capisce meglio, e forse è vero che l'autore del Trionfo della Morte viene da lì, da quell'ambiente, dall'ambiente iberico, catalano in particolare, che è l'ambiente dei grandi avanguardisti. Molti avanguardisti sono venuti da lì, e là il Trionfo della Morte rispetto di Palermo, dico, rispetto alla media dell'arte del suo tempo, che annoverava artisti sommi, naturalmente, da Masaccio a Piero della Francesca, per citare soltanto due nomi supremi dell'arte italiana, beh, devo dire che rispetto ai grandissimi dell'Italia era certamente un avanguardista. È uno che sconquassa tutto, che crea uno stato di agitazione, di ansia, di disperazione e di ammirazione sconfinata. Quindi nel nostro museo quest'opera, secondo me, si pone come un monito gigantesco e un piacere immenso, però un piacere venato di profonda tristezza, amarezza. Ma queste cose fanno parte della vita. È dunque vero e verosimile.
chiaro. Non conoscendo il nome né certamente l'itinerario biografico dell'artista che ha creato quest'opera, le motivazioni che gli storici hanno dato alla sua creazione sono quelle che l'opera stessa può testimoniare e può permetterci di comprendere. E nel racconto che Claudio Strinati ha concluso per noi, e che qui naturalmente ringraziamo, è emerso fortemente come vi sia una visione del mondo assai critica che l'artista qui dentro incide in forme che hanno a che vedere con la bellezza del tardo gotico. Si conclude il racconto di quest'oggi su quest'opera stupenda e enorme, Il trionfo della morte, che è nel nostro museo. Ma prima della conclusione ascolteremo la Totentanz, professor Strinati, il grande classico sulla morte e sul suo trionfo di Franz Liszt, in cui risuona il Dies Irae di Esilla. E un saluto da Luca Scarlini dal Museo della Radio. Claudio Strinati ha raccontato Il trionfo della morte del maestro del trionfo della morte. Museo Nazionale, a cura di Monica D'Onofrio e Cettina Flaccavento. Regia di Valerio Giannetti. Musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata, museoradio3.rai.it.